Chioggia Vela, 12ª edizione, è una manifestazione nata appunto 12 anni fa per, assieme al Comune di Chioggia. L'idea era quella di portare la vela il più possibile dentro la città e con percorsi che potessero rendere visibile al pubblico, anche quello cittadino, diciamo, le manifestazioni. Nel progetto c'era anche una collaborazione con le scuole, che era Chioggia Vela Junior, che era una settimana di appunto vela nelle scuole e nella laguna del Lusenzo. Purtroppo questo è un progetto che si è un po' perso nel tempo a causa del Covid, ma che cercheremo di riprendere negli anni futuri. Intanto questa 12ª edizione speriamo vada verso il record di partecipazione. È già 2 anni che qualcosa riusciamo a migliorarci, quindi quest'anno puntiamo nuovamente al record, ed è una manifestazione che parte molto articolata, diciamo. Parte già sabato 2 settembre con il rally della Laguna Sud organizzato dalla Lega Navale di Chioggia, poi una settimana di sospensione perché c'è un'importante regata anche a Venezia che è molto frequentata dagli equipaggi locali, quindi lasciamo lo spazio al Trofeo dei Miti, mentre la settimana successiva c'è il sabato un evento in contemporanea mondiale che è la Bart Bash, una regata commemorativa per il velista inglese Andrew Simpson, scomparso in un incidente di Coppa America, e da un po' di anni appunto si fa questa manifestazione a livello mondiale che ovviamente è in contemporanea mondiale ed è già entrata nel Guinness dei primati come la regata più partecipata al mondo. E la domenica successiva c'è il Meteo Rosa, organizzazione Yacht Club Padova, regata al femminile, per poi arrivare al weekend del main event, il trofeo Chioggia Vela il sabato pomeriggio, Meteor al crepuscolo la sera e trofeo Meteor Sharing la domenica mattina, con le premiazioni di tutto quanto presso la sede del Circolo Nautico Chioggia la domenica pomeriggio.